Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Ti racconto un profumo. Io sono Andrei, lei è... Cosa sei oggi? Betty Io. Boo. Oggi siamo in un posto speciale, come vedete non siamo nella nostra solita location, né a casa sua né nella mia garçonnière. Siamo in una bellissima città che io amo moltissimo, dove ho vissuto per tanto tempo, Genova, e siamo da Caleri. Caleri. Siamo da Caleri. E di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo Di di creme, creme. E di di focacce. creme pasticcere. Anche. Va E bene, anche di dopo. focacce, ne abbiamo mangiata una, buonissima, poi dei mandarini caramellati. Cosa? Eh? Di cosa? La focaccia, come si dice? La focaccia ligure, genovese, Sì. come si dice? Perché sai con l'orecchio? Fugassa? Vabbè, io le lingue non le conosco. Se tu le Questo sai. l'abbiamo capito. Vabbè, tornando a noi, Di oggi cosa parliamo. parliamo? Profumi di mare perché siamo a mare, Ah, quindi poteva esattamente. Sicuramente non mi aspettavo la montagna. Iniziamo col primo? essere una bellissima sorpresa. Iniziamo con il primo. Io mi Allora, muovo poco oggi. sì, Allora, perché sennò esce fuori, fuori fuori inquadratura. inquadratura. Allora, siccome sono ciecata, devo Acqua allontanarmi. di sale, Profumo profumo. Roma. Sei È ceccatissima. ceccatissima. Quando arrivi tu alla mia età, poi voglio vedere come sta. Esistono le lenti a contatto, se per questo. No, non riesco. Allora, parliamo di acqua di sale, una fragranza che molti di voi conoscono, molti di voi hanno già Usano. sentito, usano, è in circolazione da tanto tempo, è diventato Un forse... cult. Sì, è diventato un cult, una fragranza cult, un punto di riferimento per quanto riguarda le fragranze, Marine. fragranze marine. Spesso le persone che si avvicinano alla nicchia si avvicinano anche attraverso... questa fragranza qui. Piacionissima, Sì, perché piaciona, piacionissima. è una fragranza marina, richiama Ma non tutti i quel marini mi profumo. piacciono a me, alcuni sono un po' più Arriviamo anche a aspri. quello, su, concentrati. Concentro, mi concentro. Questa è piaciona, è semplice da indossare, fresca. Durata Sì, lunghissima. questi sono colliferi, voi che ci chiedete sempre quanto Anche dura. silage bello potente, non da poco, quindi per chi piacciono le fragranze marine senza le note, senza le note di alga Sì. piuttosto che di pesce della marea, così questa è un po' più semplice, più pulita da... Sì, è super pulita, senza neanche il sottofondo Sì. della crema di cocco No. sulla pelle o i lang lang Sì, vari. È sì. super, super fresh. E poi un'altra cosa, è un brand italiano. È un brand italiano. Perché di brand italiani non ce ne sono tantissimi come quelli stranieri, quindi quando ci sono, no, spingiamoli, soprattutto se fanno dei profumi Sì, fighieri. assolutamente. Secondo Un altro profumo. brand storico. Erolfa Creed. Magari non sapete neanche che esiste. Vai, Ui. spruzzo. Vediamo come se la cava con... Ancora non gli avevo insegnato come si spruzza sulle mouillette. Ok. Questo mi sa di yacht, Sì, Rolfa è il nome della barca dei... Sì, Rolfa era il nome della barca Sì. dei Creed. Luminosa, Sì. non ti dà subito questo impatto della fragranza marina, arriva dopo, è più una sensazione Essere al mare, su uno di essere al yacht. mare. Su uno yacht di godersi una bellissima giornata assolata, sentire il vento nella Sì, vela. e qua non esce però lo skipper dell'altra volta biondo scapigliato. Qua esce tutto vestito con Qui lo skipper deve l'uniforme. essere venuto vestito Qui c'è l'uniforme. in uniforme. Che stavi pensando? Lui pe pensa sempre male, questo No, ragazzo. in realtà stavo pensando che arrivava da Monte Carlo, però va bene. Si faceva il giro della costa. Bello, super elegante. Questo mi piace. Questo è più da uomo. Quello lo vedo anche al più Infatti qui giovanile. io azzardo con le fragranze più o meno marine, ho sempre un qualche problema. Questo te lo provi? Sì. Questo lo trovo un po' sexy questo profumo. Perché mi dà l'idea. I got the power. I got the power, ok. Sì.
Va bene. Allora, adesso passiamo a... Io sono proprietario della barca, tu sei lo skipper. Io mi godo il sole, sono l'ospite. Passiamo. Un altro brand... Megamare. Super conosciutissimo. Orto Paris. Spruzzo. E spruzzo. Fammi beccare che veramente sono... Cioè, quando sei miope e presbite, non vedi. Lei ha pure spruzzato questo profumo su di me. Questo è un profumo che secondo me è un po' come Mosè, divide il mare in due parti. Chi lo ama e non ne può fare a meno, chi lo odia. Questa è una fragranza marina a tutti i sensi, potente, un po'... Stranissimo! Anche strafottente, ha questo aspetto di alga, di quasi di fondale marino. Ragazzi, è lucide. Io invece lo sai che ci ho sentito appena l'ho spruzzata? Le olivoli? Che cosa sono? Le olive verdi, insomma! Ah, ok. Proprio quell'odore delle olive. Salato lo senti tantissimo, ma senti anche la parte del mare. Ma le olive, mi ha ricordato, perché io sono una mangiatrice di olive... Ok. Delle olive... Lei pensa sempre al cibo. Sono malata. Cioè, lei pensa sempre al cibo. E si vede la differenza. Io sono una polpetta e tu sei lo stuzzichino, sì, ma che sulla polpetta. Questa è una fragranza marina a tutti gli effetti, 100%. Silage, sì. Persistenza anche, se avete coraggio, io ve la consiglio. È sicuramente da provare. Sì. Ma è anche questo un cult bestseller. Sì, è una fragranza che è piaciuta, è entrata tantissimo nell'immaginario collettivo per quanto riguarda le fragranze marine. Allora, questo flacone non può... Izmir, bellissimo. Io ho un brand che amo. Poi amo Istanbul, una cittadina che mi è piaciuta, una metropoli che mi è piaciuta tantissimo. E non ci sei restata? Eh? E non ci sei restata? Eh no, non mi hanno voluto. Vabbè, questo spiega tanto. Ok, un altro approccio molto più arioso, molto più, sì, molto più anche luminoso, direi, con dei sentori floreali subito, sì, dall'inizio. Potrebbe essere, come si chiama, in coppia uscire con acqua di sale, un po'. Perché è sempre leggero, ma ha questa parte un po' fiorita dentro. Sì, a che cosa lo abbineresti come vestiti? Perché oggi non parliamo dei vestiti, a quanto pare. Davvero? Fantastico. Sì, anche questo super chic. Mi piace, ora sta uscendo una parte verde. Allora io lo vedo, lo sai perché mi è venuta in mente la coppia lui e lei? Perché lui le due bottiglie sono quadrate? No, perché questo lo vedo più, non lo so, mi fa venire in mente più da uomo. Questo con questa parte floreale un po' più gentile, mi piace di più. Allora... Io qui devo dire una cosa su acqua di sale. Io per tanto tempo ho cercato di convertire una persona che usava acqua di sale e solo acqua di sale ad un altro profumo e non ci sono mai riuscito. Sì, ne conosco persone. Questo mi piace moltissimo. Nishan mi piace tantissimo. Sì, questo fino adesso è quello che... Infatti me lo provo. Sì, insieme a Aerolfa sono quelli che sono per me più portabili e che non mi danno problema perché il marino su di me diventa un po' troppo alga, la mia pelle non lo regge moltissimo, anche se i profumi marini ozonici mi piacciono tantissimo quando vengono spruzzati sui vestiti o quando sono spruzzati nell'aria. Allora, altro profumo, altro brand italiano, ed è... Dammi la bottiglietta, passami un paio di mugnette. Lì, nel bicchierino, accanto, dietro, non farmi alzare. Dai, su, fai brava, muoviti. Che è sta cosa? Su. Ma tu sei impazzito, io prima non stavo attenta. Ma vedi dove devi andare, intanto li sto facendo vedere io. Juice Box Micro Love, abbiamo detto che è un brand italiano. Sì. Ispirato alla musica. Hai visto che praticamente tutte queste fragranze si aggirano intorno alle tonalità del blu, azzurro. Sì, tranne Perfumum Roma. Sì. Sì. Allora. Vedete il fatto? Com'è il loro slogan? Ogni profumo ha la sua musica?
Sì, sono ispirati o a un periodo musicale o a un disco, se non sbaglio. Mm-hmm. Poi ogni profumo ha la sua track musicale. Ok. Sì, questo l'avevo non l'avevo mai sentito io. Io l'avevo già sentito, questo l'avevo già sentito e mi è stato rubato da un'amica che amava i marini. E siccome non mi stava bene, perché io la prima cosa che ricordo, lo provai perché c'è questa leggera traccia di violetta. Fogli di violetta forse, sì. E quindi l'ho indossato e dopo un'ora su di me era una ciofeca terrificante, era acido, allora... Invece mi piace, sì, è molto bello. Mi sarei aspettato qualcosa di diverso. Non si percepisce moltissimo la parte salata, si percepisce una bellissima nuance, sfumatura acquatica, sì, come se fosse una bolla riempita di verde e di tante sfumature. Se le bolle di sapone che alla luce del sole cambiano il colore, ecco, mi fa venire in mente questa idea. A me fa venire in mente... Sempre luminosissimo rispetto a Megamare, che è più questo cupo come fragranza, secondo me. Megamare è too much. Megamare... È per i coraggiosi, per i lupi di mare, il Megamare. Per i lupi di mare o per chi veramente cerca qualcosa di diverso. Questo è un marino un po' atipico, che mescola insieme anche appunto questa parte floreale che è un po' più delicata, più morbida, sì, però io direi un acquatico aromatico più che... Però continua a piacermi l'isciame, è quello che mi ha colpito di più. Uh-huh. Anche se non lo... Guarda che questo ti potrebbe colpire molto bene. Dai, continuiamo. Allora, questo non è un marino, però è un omaggio al posto in cui siamo. Sì, è perché Galeri mi fa venire in mente una bellissima giornata assolata passeggiando per la città o per il porto o nei giardini di Nervi. Mamma, che per chi è della zona sa di cosa sto parlando. Fresco, pulito, luminoso, soffice. Bellissime note agrumate, trasparente. Sì. È quasi frizzantino, quasi brillante. Mi piace. È una di quei profumi che ti metti addosso e ti senti a posto. Mi piace tantissimo la bottiglia, la forma, sì, inusuale. Sì. E poi appunto siamo ospiti di Galeri e... Eh sì. Certo. Menzione d'onore ci vuole sempre. Cioè, menzione d'onore, poi soprattutto se uno viene a Genova e vuole, no, il ricordo. Vuole un ricordo, vuole provare qualcosa di diverso, perché non provare le fragranze d'onore? È un po' di Genova in primavera. Anche d'estate, ma la mattina presto. Bene, è tutto. È tutto da Genova. Da Genova da Caleri, perché adesso poi si continua il tour enogastronomico, perché... Sì, le vuole mangiare, come sempre, ok? Sì, perché c'è il fish and chip lì, il cartoccetto con i pesci fritti, poi c'è altra focaccia da mangiare, poi ci sono i mandarini caramellati, poi ci sono tante altre cose, e lui è inappetente... Mangio io per lui, non è un problema. Mangia per me, va benissimo. Non è un problema, devo crescere, sono piccola. A me hanno detto che devo mangiare proteine, quindi devo mangiare proteine, basta con i carboidrati. Ragazzi, è stato un piacere, e se venite a Genova, per favore, venite a visitare Galeri, è il posto dove io, nel mondo olfattivo profumato, sono nato. Gli venivo a rompere le scatole tutte le settimane, ma loro non se lo ricordano più, meno male. Vedete lo spazio dietro di noi? Bellissimo, c'è uno spazio, il primo piano, che è altrettanto bello. Sì. Seguiteci sui nostri social, seguite Galeri sui loro social. Commentate sotto, diteci quali sono le vostre fragranze marine preferite. Sì. Se ci sono fragranze che vi ricordano Genova. Sì, assolutamente. Per i genovesi che ci seguono, quali sono le fragranze che usate? Esattamente. E poi va bene, seguiteci perché
non dimenticatevi che sul nostro canale Instagram facciamo spesso, almeno una volta a settimana, le dirette con i founder, così potete... sei sconvolto, cosa c'è? No, stavo pensando, stavo ascoltando. Abbiamo le dirette con i founder, così per scoprire un po' di più con appunto i founder del brand, oppure con i nasi, perché ne stiamo preparando anche con i nasi, è interessante scoprire qualcosa di più della loro personalità. Per cui, ciao a tutti, alla prossima. Ciao da Genova. Ciao.